Milano Pavia News, edizione Milano, buonasera e ben ritrovati. Andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. Maxi incendio questa mattina all'interno della ditta nitrochimica di San Giuliano Milanese, che si occupa dello smaltimento di rifiuti pericolosi e del recupero di solventi. Sono 6 feriti, uno è grave. L'incendio alla nitrochimica ha messo in allarme anche i sindaci dei comuni limitrofi a San Giuliano, che hanno chiesto ai loro cittadini di tenere chiuse le finestre. ARPA sta effettuando dei monitoraggi nella zona. I carabinieri del comando di Milano hanno scoperto una maxi frode da 1,8 miliardi di euro nel settore della grande distribuzione organizzata. 9 gli arresti, coinvolti anche i gruppi GS e Auchan. Ecco a voi le Olimpiadi del Cemento, così Beppe Grillo ha definito su Twitter i futuri giochi di Milano Cortina. È arrivata una levata di scudi bipartisan, dura risposta del sindaco Sala. Una camminata per valorizzare la pista ciclopedonale lungo la tratta dell'alta velocità e il progetto Bicitav, che coinvolge 6 comuni del Magentino, si terrà il prossimo 2 ottobre. Questi titoli della giornata lo avete sentito dal sommario: è scoppiato un maxi incendio all'interno di una ditta di San Giuliano Milanese, un incendio che ha messo in allarme non solo i cittadini e residenti della zona, ma anche i sindaci dei comuni limitrofi per l'alta colonna di fumo che si è elevata subito dopo l'incendio, appunto, all'interno della nitrochimica. Sul posto per noi c'è Benedetta Maffioli, che ha seguito queste ultime ore, che ha seguito ovviamente il lavoro dei vigili del fuoco impegnati sul posto. Benedetta, quali sono le ultime novità, gli ultimi aggiornamenti? Sì, Luca, buonasera. Come dicevi, è divampato questa mattina alla nitrochimica di San Giuliano Milanese un grave incendio con fiamme di decine di metri. È proprio la nitrochimica. È una fabbrica che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, e intorno alle 10 di questa mattina una colonna di fumo e di fiamme si è proprio alzata dalla fabbrica ed è durata per diverse ore e anche era visibile a chilometri di distanza. E appunto una colonna di fumo e fiamme alimentata soprattutto dalle sostanze chimiche e solventi presenti nella fabbrica. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco solo intorno alle 15:30 di questo pomeriggio, e secondo il resoconto appunto dei vigili del fuoco sarebbero 6 i feriti, 4 solamente lievi feriti, hanno solo escoriazioni e sono rimasti intossicati, 2 invece sono in condizioni serie e sono 2 uomini di 44 e di 57 anni. In particolare il 44enne, che purtroppo è anche in pericolo di vita, ha riportato gravi ustioni di secondo, terzo grado a volto, torace, arto inferiore e superiore, ed è stato portato con l'elicottero al San Gerardo di Monza. Il 57enne invece è stato ricoverato al San Paolo e ha ustioni di primo e secondo grado al volto. Il rogo, dicevamo, si è scatenato intorno alle 10 di questa mattina, quando nella fabbrica erano presenti 17 dipendenti, e da una prima ricostruzione sarebbe stata proprio una manovra sbagliata di uno dei dipendenti a provocare le fiamme. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, circa un centinaio di uomini con 17 squadre, ma anche la polizia stradale per garantire la viabilità dei mezzi di soccorso, la polizia locale, la protezione civile e il personale di Areo, intervenuto con 6 ambulanze, 2 automediche e 4 automezzi di coordinamento. E se la regge d'accordo, io manderei ora in onda il servizio con tutti i dettagli e le immagini viste dall'alto. Fiamme alte decine di metri, una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, ore di paura. Come vediamo dalle immagini, un maxi incendio è divampato alle 10 di mercoledì mattina alla nitrochimica di San Giuliano, una fabbrica che si occupa dello smaltimento di rifiuti pericolosi e del recupero dei solventi. All'interno della fabbrica, al momento dell'esplosione, erano presenti 17 dipendenti, tra questi 6 sono rimasti feriti, ma solo uno in modo più grave. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con 17 squadre e un centinaio di uomini, la polizia locale, la protezione civile e il personale di Areu. La zona interessata dall'incendio è stata subito isolata e sono state fatte evacuare in via precauzionale le aziende limitrofe. L'incendio ha continuato a bruciare per diverse ore migliaia di litri di solvente, ma al momento ancora restano ignote le cause che lo hanno provocato.
Per quanto riguarda invece il pericolo di agenti inquinanti nell'aria, sul posto è stata mandata subito ARPA Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che ha attivato un gruppo specialistico di contaminazione atmosferica, quella del rischio chimico e il servizio previsioni meteo, per capire appunto se ci sono pericoli per la salute. E appunto dai primi riscontri sembra che criticità significative sotto l'aspetto ambientale non ce ne siano. Il comune di San Giuliano e il comune i limitrofi hanno comunque invitato la cittadinanza a tenere, chiuse le finestre delle abitazioni per precauzione e appunto per possibili esalazioni e naturalmente di non avvicinarsi alla zona del rogo. L'area inoltre è stata sorvolata da parte dell'elicottero e dei droni del Vigile del Fuoco per definire in maniera più puntuale l'estensione e l'impatto dell'incidente. Noi abbiamo parlato con l'ingegnere Edoardo Cavalieri Do, responsabile dell'unità chimico-batteriologica radiologica di Regione Lombardia e se la regge d'accordo manderei ora in onda le sue parole. Cos'è successo oggi? Una manovra probabilmente errata all'interno di un'azienda che tratta rifiuti pericolosi, principalmente solventi, partito uno scoppio, dallo scoppio è partita una bomba di calore e da lì è andato tutto il materiale, diciamo, liquido infiammabile depositato in questa azienda, parecchi migliaia di metri cubi. Ci sono stati diversi feriti? Ci sono stati diversi feriti, e probabilmente l'operatore che ha commesso la manovra è quello più seriamente ustioni, si parla di ustioni molto profonde, e poi ci sono un paio di codici gialli che verde. Come sono andate le operazioni di bonifica e come andranno? Innanzitutto quello di spegnimento, abbastanza complicato perché l'area è vasta, anche fortunatamente un'area industriale, quindi diciamo questo ha aiutato sia la logistica dei nostri mezzi nell'arrivo che diciamo, le operazioni che sono adesso in corso di smassamento. Dal punto di vista ambientale abbiamo visto una nube all'inizio molto densa, ma che poi, aiutata anche un po' dalla situazione meteo, con i venti ascensionali in alta quota, ha permesso che si dissolvesse in poche Adesso c'è pericolo per gli ore. abitanti No, in della questo zona. momento non c'è più pericolo, da alcune ore non c'è più pericolo, si può rientrare, abbiamo concesso alle aziende limitrofi di riprendere, diciamo, a lavorare solamente chiusa. Questa storia ci troviamo probabilmente fino alle prime ore di domani mattina. Diceva quindi che la causa probabilmente è accidentale. E vi daremo ovviamente ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Adesso noi continuiamo con la cronaca, passiamo a parlare adesso di un altro incendio, quello che era scoppiato lunedì all'interno della Bormioli di Abbiategrasso. Qui non c'erano stati feriti, ma sul tema sono intervenuti nelle scorse ore anche i sindacati. La CUB ha espresso preoccupazione soprattutto per le possibili ricadute occupazionali di questo incidente. La Confederazione Unitaria di Base, il sindacato CUB, denuncia di aver chiesto da tempo di mettere a posto un forno di lavorazione della ditta specializzata nella produzione di vetro La Bormioli di Abbiategrasso, proprio dove lunedì è divampato un incendio senza feriti o intossicati, con la fuoriuscita di materiale incandescente. Innanzitutto, dobbiamo dire che sono 2 anni che la Confederazione Unitaria di Base, che all'interno della Bormioli è uno dei 2 sindacati più presenti, da oltre 2 anni sta premendo sul cercare di capire il funzionamento del forno, perché più volte i lavoratori ci hanno detto che il forno aveva dei problemi, delle difficoltà. E addirittura noi abbiamo fatto delle manifestazioni, degli scioperi, dove all'interno delle rivendicazioni c'è scritto chiaramente di avere informazioni aggiornate sulla sicurezza di quell'impianto, sulla sicurezza del forno. Quando noi abbiamo portato queste rivendicazioni, quando abbiamo portato queste richieste all'azienda, l'azienda ha risposto dicendo che facevamo del terrorismo. Oggi abbiamo verificato che non era terrorismo e che è successo veramente quanto accaduto. Il sindacato ricorda anche che il tema della sicurezza del forno era nelle rivendicazioni di alcuni scioperi attuati lo scorso anno e ora teme per l'occupazione. Quindi noi vogliamo capire esattamente adesso cosa succederà, anche perché probabilmente l'azienda metterà in cassa integrazione adesso quei lavoratori finché non verrà sistemato questo problema gravissimo. Il problema incendio è uno, grande, il problema della fuoriuscita, insomma, del materiale che ha provocato l'incendio, bene. Ma oggi siamo di fronte a un altro problema. Cosa ne sarà di quell'azienda? Perché
perché da una parte c'è la crisi energetica, dall'altra sappiamo, perché i lavoratori ci hanno detto, che l'azienda ha chiesto ad alcuni lavoratori di andare a fare formazione in Spagna, perché pare che in Spagna aprirà un'altra filiale di questa azienda. Quindi siamo anche preoccupati da questo punto di vista, perché cosa ne sarà di quella fabbrica? Rischiamo di perdere qui un'attività produttiva del territorio che verrà spostata in un'altra zona, in un altro paese, in questo caso in Spagna? Questa è un'altra grande preoccupazione. Parliamo d'altro. La Guardia di Finanza di Milano ha scoperto una maxi frode fiscale da 1,8 miliardi di euro che coinvolge diverse società del mondo della grande distribuzione organizzata. Si parla di un'evasione fiscale di circa 260 milioni di euro. Ci sono anche 9 arresti tra le società coinvolte. Ci sono anche GS e Auchan. Vediamo. Sono 9 le persone finite ai domiciliari, 2 le società indagate, mentre per altre 4 è stata disposta l'interdizione dalla professione per un anno. Si conclude così una complessa indagine dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano che hanno portato alla luce una maxi frode da 1,8 miliardi di euro con un'evasione fiscale di 260 milioni nel settore della grande distribuzione. Gli indagati e le due società della grande distribuzione, GS e Auchan, sono accusati di associazione a delinquere e frode fiscale, in particolare per i reati di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e demissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Grazie alle indagini, le Fiamme Gialle sono così riuscite a ricostruire l'articolato sistema di frode, cosiddetto a carosello, messo in atto tra il 2015 e il 2021, che prevedeva un'articolata rete di società coinvolte sia italiane che estere. Gli indagati da un lato effettuavano acquisti di merci senza applicare l'IVA da fornitori italiani attraverso false lettere di intenti, dall'altro acquistavano i prodotti da fornitori di altri paesi dell'Unione Europea, anche in questo caso senza applicare l'IVA, attraverso società cosiddette cartiere all'interno del ciclo di fatturazione della merce. In questo modo le due catene della grande distribuzione beneficiarie della frode avrebbero così ottenuto un indebito risparmio di imposta connesso all'omesso versamento dell'IVA delle società cartiere. Il GIP ha così disposto il sequestro preventivo di oltre 260 milioni di euro, pari all'ammontare dell'IVA evasa, nei confronti di 15 società, anche ai sensi della nuova disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati tributari. Ci sono buone notizie per quanto riguarda la metropolitana verde di Milano, la M2. Vi ricorderete dell'incidente del 31 agosto quando una gru di un cantiere di ATM si era capovolta, aveva tranciato anche alcuni cavi. Il servizio nella tratta tra Cernusco e Bussero potrebbe riprendere nelle prossime ore, almeno così dicono i vertici di ATM. Stanno venendo ultimate le operazioni di ripristino della linea. Vediamo. A 9 giorni dalla tragedia sfiorata, la metropolitana verde di Milano dovrebbe riprendere il suo regolare servizio nella tratta tra Cernusco e Bussero, dove lo scorso 31 agosto una gru di un cantiere di ATM si è capovolta, finendo per cadere sui cavi della ferrovia che in quel tratto corre allo scoperto. La data per la riapertura dovrebbe essere quella di giovedì 8 settembre, anche se i condizionali restano d'obbligo. Il meteo infatti potrebbe causare dei ritardi nelle operazioni di ripristino dell'esercizio. Ad annunciare la ripartenza è stato Arrigo Giana, direttore generale di ATM, ascoltato dalla Commissione Consigliare Mobilità del Comune di Milano in una seduta svoltasi online. Il nostro obiettivo è di concludere le nostre attività, diciamo, o nella serata di oggi o al più tardi nella prima mattinata di domani, e a quel punto, come dire, sollecitare il prima possibile le autorizzazioni del caso per riprendere l'esercizio. La caduta della gru ha però posto diversi interrogativi, al punto che la procura ha aperto un'indagine e ha sequestrato l'area del cantiere, poi dissequestrata nei giorni successivi. L'attenzione degli inquirenti si è concentrata in particolare sull'orario in cui l'incidente si è verificato. Erano infatti le 18:30, ma secondo il contratto di appalto che ATM ha stipulato
contratto con la ditta che operava nel cantiere, i lavori potevano essere svolti solo a treni fermi e dunque di notte. Anche per questo si parla di tragedia sfiorata. Solo un paio di minuti prima del crollo, infatti, un treno carico di passeggeri era transitato in quel tratto di linea. Nonostante la domanda specifica del capogruppo dei Verdi, Carlo Monguzzi, non è dato sapere se personale di ATM fosse presente al momento dell'incidente, dal momento che, ha spiegato Giana, questo è al vaglio della procura. Quello che è certo, si è difeso il direttore generale, è che il tema della sicurezza in ATM è una delle priorità assolute. Per questo, ha assicurato Giana, verranno effettuate analisi con gli enti preposti per fare in modo che eventi di questo tipo non si ripetano più. Ci spostiamo nell'Interland a Buccinasco, dove è stato fermato un 27enne a bordo di un'auto. L'uomo stava guidando senza patente, aveva con sé un coltello a serramanico e diverse migliaia di euro in contanti. L'uomo è pregiudicato e irregolare sul territorio italiano. Dopo la denuncia è scattato il provvedimento di espulsione. L'atteggiamento nervoso dell'uomo ha insospettito gli agenti, che hanno voluto vederci chiaro approfondendo i controlli. L'intuizione degli uomini guidati dal comandante Gianluca Sivieri a Buccinasco è stata corretta. Un 27enne di origini marocchine e irregolare sul territorio nascondeva in macchina un coltello a serramanico e 3.000 euro in contanti divise in banconote da 20 e 50 euro. L'uomo a bordo di un SUV è stato fermato durante un normale controllo del territorio. Si era messo al volante senza patente e non aveva documenti di identità. Quando gli agenti hanno trovato le banconote, il 27enne, pluripregiudicato per spaccio, non ne ha saputo giustificare la provenienza. In seguito alle procedure di identificazione e fotosegnalamento è risultato inoltre destinatario di un provvedimento di espulsione, in quanto, come detto, era irregolare sul territorio italiano. La polizia locale di Buccinasco ha sequestrato il coltello e il denaro e ha denunciato il 27enne per porto di oggetti atti a offendere, oltre alla disobbedienza al decreto di espulsione, mentre in più si trovava alla guida senza patente. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo e sono così state avviate le procedure per l'espulsione del marocchino di 27 anni. Cambiamo decisamente argomento. Beppe Grillo va all'attacco delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, lo fa con un post su Twitter e con un lungo articolo sul suo blog. Grillo le ha definite le Olimpiadi del cemento in merito alla costruzione di nuovi impianti, così come previsto appunto, e insomma Grillo ha soprattutto sottolineato la mancanza di visione per il mancato riutilizzo degli impianti già esistenti proprio per queste Olimpiadi. Subito si è elevata C'è stata una levata di scudi bipartisan da parte di tutti i componenti poi degli altri gruppi politici, da Italia Viva alla Lega fino al sindaco di Milano Beppe Sala, che ha risposto a modo suo a Grillo. Vediamo. Un post polemico e un articolo pubblicato sul suo blog. Beppe Grillo va all'attacco delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026 e, nello specifico, della loro sostenibilità. I giochi olimpici, scrive Grillo su Twitter, decantati come Olimpiadi Green e Low Cost, di Green e Low Cost avranno ben poco. Nuove edificazioni con forte impatto ambientale e un costo a carico dello Stato di oltre 2 miliardi di euro. Ecco a voi, conclude Grillo, le Olimpiadi del cemento. Un attacco diretto alla governance dei giochi, con particolare riferimento alla costruzione di nuovi impianti anziché al riutilizzo di quelli già esistenti. Su Milano il riferimento è al Pala Italia, la grande arena multifunzionale che sorgerà a Santa Giulia, ma anche all'utilizzo dell'arena civica come pista per il pattinaggio di velocità, ipotesi che in realtà è stata più volte bollata dagli organizzatori come non praticabile. Davanti a queste dichiarazioni la levata di scudi è stata assolutamente bipartisan. Matteo Salvini ha affermato di ritenere che quelle di Milano e Cortina saranno le Olimpiadi più green della storia. Se poi uno vuole scegliere i no e l'Italia ferma, ha aggiunto il leader del Carroccio, allora sceglie i 5 Stelle. Non distante anche la reazione di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva ha infatti ricordato come Grillo avesse parlato dell'Expo come di un evento che avrebbe distrutto Milano. Oggi, ha aggiunto Renzi, si conferma uno straordinario campione nel non capire assolutamente niente, non tanto di Milano, ma dell'Italia. E anche il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, ha fatto riferimento all'Expo 2015, rivolgendosi direttamente a Beppe Grillo. Grillo è un amico e che penso che fra un po' di anni si pentirà
come si è pentito ai tempi di aver giudicato troppo cemento sull'Expo, però vabbè dai, un po' Beppe Grillo è un po' così, dopodiché ognuno la vede a modo suo, in ogni caso non c'è molto cemento, tant'è vero che proprio l'idea di fare questo Olimpiadi diffuse nasce dal fatto di evitare di costruire troppo. Torniamo adesso a parlare del caro energia, del caro bollette. Da tempo anche gli enti, le istituzioni pubbliche stanno cercando di trovare soluzioni per limare un po' quelle che sono appunto i costi per il pubblico. La regione sta valutando di un risparmio spegnendo le luci del Pirellone, soprattutto di notte. Il Comune di Milano invece torna sull'ipotesi dello smart working per alcuni uffici comunali, così da poter tenere chiuse, tutte iniziative che appunto dovrebbero in qualche modo avere un qualche impatto sulle bollette. Vediamo. La regione spegne le luci del Pirellone e di Palazzo Lombardia per combattere il caro energia. Interventi a costo zero che, secondo la giunta di Attilio Fontana, potranno consentire un risparmio del 6% sui costi della bolletta energetica. Niente più coperture e belvedere illuminati con la bandiera italiana, nessuna scritta composta con le luci delle finestre sulla facciata del Pirellone. Ma non solo, perché il piano prevede anche di anticipare l'accensione delle lampade notturne interne, che sono a minor consumo, alle ore 20 invece che alle 22, mentre gli impianti di climatizzazione e riscaldamento di Palazzo Lombardia saranno limitati nelle ore notturne. Infine verrà posto anche un limite agli eventi in piazza Città della Lombardia. Una battaglia che però è diventata anche politica, con la Lega che ha presentato una mozione per chiedere al governo misure immediate di sostegno alle imprese e ai cittadini contro l'aumento delle bollette. Dall'altra parte invece il Partito Democratico regionale ricorda che anche la regione ha degli extra profitti per la produzione di energia. Si tratta di quelli che provengono dai canoni per le derivazioni idroelettriche. La richiesta dei Dem è dunque quella di destinare quei fondi alle famiglie in difficoltà. Nel 2022, secondo gli esponenti del PD, queste risorse ammontano a 33 milioni di euro in più rispetto al previsto. Intanto rimane a mezz'aria la proposta del sindaco Beppe Sala di trasformare il venerdì in una giornata di smart working ai dipendenti pubblici, in modo da tenere chiusi gli uffici e risparmiare un po' in bolletta. Un'idea che ha incontrato il favore dei Verdi di Palazzo Marino, spesso critici verso l'amministrazione sui temi del risparmio energetico. È una buona cosa, per i lavoratori non cambia niente, perché in comune già i lavoratori fanno due giornate di smart working alla settimana. Concentrare una di queste giornate il venerdì vuol dire in più svuotare gli uffici e quindi non avere problemi di riscaldamento e di luce, quindi un buon discreto risparmio senza che nessuno abbia dei problemi, perché i servizi esterni rimangono invariati. Certo, è un pezzettino del problema, bisogna fare, siccome il problema è molto grave, tante tante altre cose. Per sapere quali saranno le misure che il Comune intende adottare per calmare la burrasca delle bollette servirà però attendere gli esiti del tavolo che Palazzo Marino ha aperto con Politecnico e A2A, che in teoria dovrebbero arrivare entro la fine della settimana. Nel Magentino si vuole trasformare la pista ciclopedonale che corre di fianco alla linea di alta velocità e che tra l'altro attraversa anche sei comuni in un vero e proprio percorso cicloturistico. Si tratta del progetto BCI TAV. Per farlo si è organizzato una tapasciata, cioè una camminata, il prossimo 2 ottobre, che partirà da Bernate ed arriverà fino ad Arluno. Vediamo. Una tapasciata inaugurerà il progetto BCI TAV. Sarà il 2 ottobre, partirà da Bernate e arriverà fino ad Arluno, attraversando proprio i comuni che negli ultimi 20 anni hanno creduto al progetto di una pista ciclopedonale al fianco della linea dell'alta velocità, un'infrastruttura di mobilità lenta utilizzata da moltissimi cittadini per spostarsi fra Arluno, Ossona, Santo Stefano, Marcallo, Boffalora e Bernate. Ma l'idea è quella di farla diventare ora un vero e proprio percorso cicloturistico. Santo Stefano Ticino, il comune capofila del progetto, è stato il luogo dove il sindaco Dario Tunesi ha invitato gli altri primi cittadini per dare il via ufficiale a questa riqualificazione ideale della ciclabile. E il punto è quello di avere giustamente collaborato con sei amministrazioni
e chi si occupa delle macchine comunali sa che spesso questa non è una cosa così scontata, dover collaborare. Però devo dire che su un progetto di questa natura, poi entreremo nel dettaglio, c'è stata subito collaborazione totale da parte dei 6 sindaci, ma soprattutto degli assessori e consiglieri che hanno, diciamo, operativamente poi analizzato tutti i vari aspetti di questa operazione. Presente anche il ministro del turismo Massimo Garavaglia, che a quest'idea ha creduto fin dai tempi in cui era sindaco di Marcallo Concasone. 20 anni fa, quando si è fatto il progetto TAV, abbiamo con i sindaci della tratta condiviso che l'opera di compensazione più importante era una pista ciclopedonale a fianco alla TAV. Quindi 20 anni fa si è capito che era importante connettere la città di Milano con il Naviglio, il Ticino, proprio perché il cicloturismo e la camminata sono la modalità di sport diffuso più importante che abbiamo nel nostro paese. Quindi mi congratulo perché finalmente riusciamo a fare la pista 2.0, quindi si riesce a valorizzare una infrastruttura che era già molto utilizzata, perché noi vediamo nei nostri paesi, li vediamo, centinaia di persone, soprattutto nel weekend, ma non solo, centinaia di persone che la mattina vanno semplicemente a farsi la camminata, a fare un po' di allenamento. Ecco, prima lui rideva perché mi sono fatto il conteggio del percorso per allenarmi per la mezza maratona. E avere dei percorsi dove allenarsi in maniera così semplice e in mezzo a dei posti bellissimi, perché noi ci viviamo e lo diamo per scontato, ma chi viene da fuori non lo sa, è bellissimo fare questo percorso, chiaramente aiuta. Era l'ultimo servizio, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Adesso c'è il meteo, noi poi ci prendiamo qualche minuto di pubblicità e torniamo con l'edizione Pavia, tra poco.